E siamo di nuovo sull'Equestrian Arena di Sydney per il barrage jump off per le tre medaglie. Primo cavaliere in campo Albert Vorn, Montalando. Johan Heinz ha di che essere felice, visto che Johan Heinz, tecnico della squadra olandese, visto che tre cavalieri per le medaglie, per il barrage delle medaglie, due sono appunto olandesi. Sì. Aspettiamo dire che sia così completamente felice, perché se su tre, due li ha lui e vince il terzo, magari è contento, ma parzialmente, perché sarebbe veramente clamoroso. Partito in avanti, 1-2 il barrage, 2 della seconda manche, 4-5 sono la combinazione verticale oxe, hanno tolto l'uscita della doppia gabbia. Verticale, superato, Oxer, bellissimo, sta ancora stando bene, galoppo in avanti all'interno, 5 alla tavola, 1,65 m di tavola, è vicino, superato, adesso 12 è un Oxer nuovo, là, e 13 è l'ostacolo di Atene 2004 come ultimo di questo barrage, senza errori, un leggero contrasto, superato, errore di posteriore, 44 e 72, accorciato un po' troppo tardi e abbassato il posteriore. Questo era come stile, come cavaliere, ma uno dei nostri favoriti ha lasciato lì sul posteriore una probabile medaglia d'oro, perché il tempo è veramente veloce, 44 e 72 il tempo da battere, ma con zero penalità. Era molto veloce, molto molto veloce, non so se Jerome può essere così veloce. Comunque anche lui deve andare un po', perché alle spalle c'ha... Che mestiere faceva questo prima, l'arabo, prima di venire qua? È il predicatore, visto quanto ringrazia Allah, potrebbe essere. Concentriamoci, secondo olandese al barrage, Jeroen Dubbeldam. Parte in questo momento la triplice, deve andare all'interno, vedete che viene giù bene nella girata, riprende, non esagera, per il verticale con tavola azzurra e barriera bianca, va in avanti per la combinazione verticale ox, vedete che riprende ancora, è un po' vicino all'ingresso, deve spingere per uscire, ma questo qui è veramente un cavallo che vuole aiutare il suo cavaliere all'interno anche lui per la tavola, anche qui è vicino, un po' vicino, bello comunque. Oxer numero 12. E adesso deve dare un po' di gas per andare lontano dal tempo di Albert Vorn, comunque senza errori fino a questo momento. Ultimo salto, Atene 2004, vai! 50-65, senza errori, Jeroen Dubbeldam. E adesso attenzione, perché non è così veloce il cavaliere olandese. Ha ipotecato sicuramente una medaglia d'argento. Bisogna vedere, perché Khaled Alaid potrebbe stupirci, visto come ci ha stupito. Eccolo qua. Non vogliamo essere offensivi, perché non sta rubando niente con 50-65 nel percorso netto. Sicuramente è più veloce, parte dopo. Primo salto, superato, 59 il tempo accordato, attenzione, non deve andare troppo piano, perché ogni secondo è una penalità, e là c'è l'errore, Jeroen Dubbeldam, medaglia d'oro, guardate come esulta, e adesso possiamo dire anche che sarà secondo sicuro Albert Vorn, perché non è così veloce il cavaliere arabo. Allah ha rimesso un pochettino le cose a posto, perché mamma mia che girata, guardate dove gira, come affronta la tavola, adesso vuole cercare di andare a prendere Dubbeldam, ma non credo che ce la potrà fare, 36-44 è il suo tempo, mi fa fare brutta figura, 42-43-44 e 86, è terzo, per pochissimo è terzo, comunque complimenti anche a lui, perché questo è Jerome che piange, incredibile. Non ci può credere nemmeno lui, lo conosco bene, è un bravissimo ragazzo che ha lavorato parecchio e sodo prima nelle scuderie di Hans Horn in Olanda, e poi adesso si è messo da solo e ha veramente vinto una bella medaglia.
diamo la classifica comunque, vince Jeroen Dubbeldam per l'Olanda, secondo è Albert Vohr sempre per l'Olanda e terzo Khaled per gli Emirati Arabi. Si abbracciano le due medaglie d'oro e d'argento.